Dramma, dramma. Io sono appena entrata in gioco. Vabbè, questo è tutto normale. Questo è tutto normale, tutto, assolutamente. Ma ha 250.000 relazioni con sta calama che non so manco chi sia. Con sta vecchia. Con Magoa, con Liliana è tornata la relazione. No, vabbè, no. Con questa l'ha avuta Mo. Mo che sono entrata in gioco si è messa a flirtare con questa. Ma che ne so. Che poi lui. Aspetta, forse mi sentite bassa perché il microfono è lontano. Che poi lui è cavolo, è la cidia, non è la gola. Vabbè, intanto qua si è rotto il PC. No, non abbiamo soldi. Ok, perfetto, ho fatto tutto. Mi manca soltanto invita da te un ospite mentre la casa è sporca o lurida. Quindi aspettiamo che si sporca la casa. Intanto ho fatto un paio di modifiche, nel senso che ho messo delle mensole qua, mi sono messa appunto i tesori, quindi non i doppioni li tengo qua dentro. Per venderli. Sì, e le conchiglie le ho messe qua in camera. Qui sopra ho messo le conchiglie. L'ho completata le conchiglie. Quindi conchiglie fatto. Eccola qua. Ci mancano soltanto i tesori. Me ne mancano uno, due, tre. La sua aspirazione invece è fai. Oh, che carino quando torna. Ma come l'hai fatto? Eccellente. No, buono. Ok, ho pagato le bollette. Fai i compiti 5 volte. Vai, vediamo se me lo conti. Deve completa, cioè deve diventare, deve fare soldi. Deve fare soldi perché lui adesso è adolescente, manca 12 giorni prima che diventa giovane adulto. E quindi lui quando diventerà giovane adulto inizia la sua 12 giorni sim. Non 12 giorni reali, 12 giorni sim, che equivalgono a 3 giorni reali. No, sto scherzando, a parte io devo ancora trovare i soldi. Infatti quello dobbiamo fare oggi. Andare a cercare i soldi per Vincent perché lui ovviamente deve accumulare soldi per potersene andare da Sulani. Perché lui appunto non starà qui a Sulani, non vivrà qui. Poi ovviamente il nostro padre zozzo ce lo portiamo dietro, anche se non credo che voglia. Ah, quindi si crede tutto lui, eccetera. Si farà delle foto, dei selfie, queste cose qua, che poi cercherà di rivendere, cercherà di rivenderle. E vediamo un po' su internet, un po' qua in giro, per fare i soldi. Perché lui sa di essere bello, sa di essere bellissimo, di piacere, e quindi si farà appunto queste foto. Anche gli autografi dei personaggi famosi li fai stimare una volta che nell'inventario valgono un sacco e poi li vendi. Ecco, fantastico, fantastico. Quindi è proprio perfetta questa cosa per Vincent. È veramente perfetta questa cosa delle fotografie. Perché poi una volta che diventerà famoso, appunto, valgono più soldi. Ah, dada, adesso abbiamo due stalker. Questo è uno che si è fatto e mo sta qui a stalkerarci. Guarda, è rimbambita. E questo è l'effetto che fa Jacob sulle donne. Fatti un selfie. Guarda, già da solo se li sta facendo. Però i muscoletti servono, qua. Ti mancano i muscoli. Ma cos'è sta faccia? Ma secondo te io posso vendere una foto del genere? Ma ti sembra normale? Così lui praticamente le sta vendendo su internet. Anche se sono scarse, fanno veramente schifo. E mi sta guadagnando fama. Ma perché sei triste? Ah, perché è l'ambiente che è lurido. Grazie mille. Sai, ti stimo molto. Non è per rivenderlo. Io ti stimo. Grazie, grazie. Grazie mille. Chiedigliene un altro. Comunque questi me li tengo perché mo siamo ancora con la prima generazione. Appena diventa giovane adulto glieli facciamo vendere, sti autografi. Quindi mo per ora me li tengo da parte, grazie, grazie. Me ne dai un altro? Questa dice, ma scusa, ma che quanti ne vuoi? Li devo regalare ai miei amici. No, basta, come basta? Dammene un altro. Tanto non paghi la penna. Forza. No, niente, basta. Allora, tu mi hai trovato un tesoro che mi mancava. Dove l'ho messo i tesori qua? Quindi mettiamolo qui, solo questo mi ha trovato. Sì, mi manca solo un tesoro. È vero, ho suonato due volte. Questo e questo. Ok, mi manca uno di questi cosini piccoli qua. Cioè no, ma vi rendete conto? È persino comune.
Voci di corridoio, quello che era iniziato con un semplice bisbiglio tra alcuni studenti della classe si è ora trasformato in qualcosa di assai più intricato. Il figlio del cugino della mamma di qualcuno ha fatto un certo qualcosa dopo la scuola. Nessuno riesce a seguire il filo della storia e quando un compagno chiede a Vincent cosa sa dire a riguardo, deve fermare la voce o continuare a diffonderla? Continua a diffondere o difendi lo studente? Ovviamente lui la diffonde, cioè continua a diffonderla. Continua a diffondere, assolutamente. Nessuno ritiene minimamente credibile l'assurda storia di Vincent. Vincent si ritira tutto contrito cercando di non sembrare ancora più sciocco. No, non gli hanno creduto. Chissà che si è inventato. Ma non ho una sua foto. Oh, scattati un selfie alla veloce. Fatti un selfie. Proprio rapido e veloce. Vai, tutto flirtante, vai, fatti un selfie. No, aspetta, devo fare una cosa. Fermo lì, buono lì. Dai, regalo romantico. Ma chissà che foto mi si le sta dando. E dagli la tua foto. Dalle la tua foto, quella là che hai fatto tutta sexy, con il muscoletto. Oh, wow, la tua foto. È proprio da lui regalare una sua foto. Infatti, posa se... è uscita la barra romantica. È uscita la barra romantica con quella foto. Manda un bacio, posa sexy. Luna ha dato a Vincent un regalo. Il mio cuore sussulta quando sei accanto a me. Ti amo sempre più, ogni giorno che passa. Addirittura. Cioè, ti ho fatto questo effetto con la mia foto. Cioè, sai, mo lo faccio più spesso con le donne, allora. Mo che lo sappiamo. Olè! Siamo riusciti pure a baciarla. Ok, ciao, è stato un piacere. Devo andare a football. Ciao, 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 ciao. Promossa compagna di squadra di football. Bandiera della squadra di football. Perfetto. E tu, mo, sei già tornato. Liliana! Non lo so, fai quello che vuoi con sto tizio. Allora, vattene da sola a scuola. Stavolta non ti seguo. Sto con tuo padre che si è messo a dormire. Ma chi ti ha detto di dormire? Abbiamo delle cose da fare. Mo che Dada non ci sta? Andiamo da Liliana. Hai capito? Questa era quella che ci aveva rifiutato per andare al ballo. E mo ci vuole andare. Però avrei dovuto dirti di no, sai? Per vendetta. Prossima volta. Mo' prima ti facciamo una scappatella e poi ti lascio. Fai una scappatella sotto la doccia, ci riprovo. Dai, dai, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Sì, ha detto sì. No, ha detto no. Uffa, ma perché no? Allenati un po', così facciamo anche qua. Guarda come sono bravo. Ma Luna, ma stai giocando con un pupazzetto. La mia prossima vittima sarà lei, Savanna. La mia prossima vittima. L'hai ucciso! Mo' il suo viso, lui con questo viso ci lavora, io te lo dico. Sostieni l'esame. Oh mamma, ti prego, prendi un bel voto, che tu devi andare bene a scuola. Ok, esame superato? Pagella degli esami. Gli esami sono finalmente terminati, la giornata è stata estenuante e le domande erano difficili, ma è tutto finito. Grazie al lavoro rapido delle... Tutte le prove sono state valutate e ora sono usciti i risultati. Vincent se l'è cavata piuttosto bene con gli esami. Il ballo studentesco è imminente e noi siamo prontissime a tradire Luna con qualcun altro. Yeah! Se n'è andato con Vlad. Allora, allenati, forza! Fai i muscoli! Selfie! A go-go! A go-go, proprio come se non ci fosse un domani. Vai! Vai, vai, vai! Selfie a go-go, sì, così con l'occhialetto fashion ci piace. Vai! Prossimo! Oh, io sto senza soldi qua. Fatti un selfie. Vabbè, ma cambia posizione però. No, così è un po' troppo. Dai, così, sì. Liliana, volevo solo dirti che ho seguito il tuo consiglio, va bene. Mamma, ciao! Dove sei stata? In giro. Pulisci la lavagna. Allora, spilla e spilla. Ma scusi, Jacob. Se le tenga le puzzette per una volta. Dove sono i tuoi amici? Ah, eccoli. Vabbè, regalagliele prima che arrivano. Ah, sono arrivati. Oh, è già flirtante questa.
Vai, vai, ti regalo una mia foto. Lo so che faccio colpo, lo so, me lo sento. Voglio la barra rosa. Sì! No, non ci credo, esce veramente la barra rosa. Cioè, ogni volta che lui regala una sua foto esce la barra rosa. È micidiale sto ragazzo. Mi sembra che il ballo inizi sabato alle 19, se non erro. Ok, vediamo. Mo' è l'una, quindi vediamo. Intanto ci facciamo la festa. Allora, fai una bevuta a testa in giù, falla con Sydney. Speriamo che non si picchiano. Vai, devo fare loro, forza. Fatemi fare loro di questa festa. Vai! Vai! Sì! Ce l'ha fatta stavolta! Ma perché nostro padre deve stare qui con noi? Lui è tutto flirtante, eh? Generosità romantica. Dare il perfetto regalo romantico può solo preludere a un idillio per entrambe le parti. Occhi sognanti. Vincent sta pensando al suo amore. Zucchero e aromi. L'amore è nell'aria. Quantomeno è Vincent a percepirlo, grazie alla bevanda amorosa che ha appena bevuto. Che bella festa, Vincent! Sei il re delle feste! Gli stanno facendo tutti i complimenti qua. Jacob, scatenati! Fagli vedere chi sei, che tu sei giovane dentro. Vai, vai! Fatti vedere, fatti figo davanti agli amici di tuo figlio, vai, vai. Che stasera c'è il ballo scolastico, si spera. Chi è che ci manda i baci qua? Ma pure tu ci provi con noi e basta. Ma noi vendiamo pure questo, sì, vendiamo tutto. Vendiamo. Ma come ti piglio così, pure tu? Che razza di pose mi fai? Allora, lui è stanco, facciamo così, ti aiuto io. Ok, perfetto, se no non riesco a fare tutto quello che voglio. Allora, scatta una foto, fatti un selfie, vai, che dobbiamo regalare foto. Oh, che bella questa! Vai, vai, queste, queste, queste. Regaliamo queste. Allora, fatemi vedere un po' che ci sta. Luna, no, già fatto. Da regalo romantico, dove sta la tua foto? Vai, questa qua, elegante. Vai, vai, vai. Conquistale tutte, Vincent! Questo è per te! Oh, davvero? Oh sì. No, vabbè, barra rosa, non ci credo. Lui non ha gradito però. Perché? Il mio cuore sussulta quando sei accanto a me. Ti amo sempre più di ogni giorno che passa. Lo so, Martina fa questo effetto alle donne. Adoro la gioia che porti nella mia vita ogni momento di ogni giorno. Oh mamma mia. Parliamo un po'. Vai in visibilio per le feste, sfoggia i muscoli, adula. Chiedi se è single. Tanto Luna è lì che sta ballando per i fattacci suoi. Che vendono questi selfie. Un momento di attenzione. Chi ha vinto? Ha vinto lui veramente. Siamo seri. No, dimmi che c'è la corona. Ti prego, voglio la corona per Vincent. No, volevo la corona. No, ti sei beccato il cappello da giullare. Però lui è felice lo stesso, non importa. Prossimo giro avrò la corona. Ma no, volevo la corona per Vincent. Oh, Luna è triste, Sony! È uscito il sentimento con Luna. Dove sta? Eccolo qua, furiosa per il tradimento. Luna non riesce a credere che Vincent abbia fatto questa la loro relazione. La sola vista di Vincent ricorderà a Luna che Vincent ha tradito la sua fiducia e la sua persona. Povera! Ben ti sta! Oh, fuochi d'artificio qua, sento i fuochi! Vincent! No, 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 spegniti! Oh mamma, che ansia! Già la seconda generazione è morta, di sto passo. Beh, io direi abbastanza sporca. Ma a quanto pare il gioco no, la vuole ancora più sporca. Sto cercando di fare l'aspirazione quella là che esce con il kit della polvere. Quella là favolosamente lurido. Lascia perdere le cose che ho dovuto fare, lo schifo più totale. Veramente. Ma infatti ho detto, se non la vedo con Jacob, questa aspirazione non la vedrò mai con nessuno, perché non l'ho mai fatta. Da quando è uscito il kit della polvere, mai mai fatta. Hai fatto il bucato e sei già stanco. Cioè, vabbè. Sì, lo so che tu sei venuta qui in vacanza, ma io sono qui per importunarti. Sì, ne ho tre. Vai, dammene un altro. Grazie.
sim sconosciuto ancora, però manca poco per prendersi la prima stella della fama, quindi ci stiamo avvicinando. Sta casa è sporca, che devo chiamare qualcuno. Un lavoro superbo, Vince. Ho notato i tuoi voti impressionanti, che ti consentirebbero di diplomarti in anticipo. In anticipo, vuoi farlo? Certo che sì, diplomato in anticipo. Congratulazioni Vincent, sei diplomato in anticipo. Le sue attività extracurriculari sul profitto scolastico sono state talmente esemplari che è arrivato al diploma pur essendo ancora adolescente. Diplomandosi in anticipo, Vincent può subito intraprendere una carriera e accelerare la propria crescita professionale, se così decide. Acquisito l'abilità imprenditoriale, lui. Ah, visto, sono un mago con i selfie, fammene fare un altro, ma. Allora, Dada, praticamente che è successo? Lui si è diplomato in anticipo, quindi io non ho potuto finire la sua aspirazione, quella da adolescenziale, ce l'avevo quasi fatta, però ho visto il diploma, ho detto no, fallo diplomare in anticipo, scusa. E quindi niente, non ho potuto finire la sua aspirazione e poi ho scoperto che c'era un'altra aspirazione che era perfetta per lui, solo che non lo sapevo. Oh, che era idilio, com'era, qual era, dove stava? L'ho persa. Questa era icona ammirata. Era perfetta per lui, veramente perfetta. E vabbè, pazienza. Però tanto adesso non le posso più fare, anche se lui è ancora adolescente. Però se lunedì diventa, anzi, domenica diventa giovane adulto, quindi manca veramente poco. E quindi io ho già cambiato l'aspirazione. Mo sta a casa perché si è diplomato, quindi sta a posto, non deve andare da nessuna parte e stiamo vendendo, guarda, arriva Liliana e sta vendendo appunto le sue foto, le stiamo vendendo pure su Plopsi e praticamente gliele comprano i suoi selfie, cioè micidiale, micidiale veramente. Oh, finalmente! Una stella! Vincent ha iniziato il cammino verso la notorietà. Ha guadagnato il suo primissimo punto di fama che può conservare. I punti di fama possono essere usati per acquistare vantaggi della fama all'interno del pannello. Infofama, con la fama appena acquisita, Vincent corre però il rischio di sviluppare una stravaganza della fama, una stranezza comportamentale determinata dalle azioni che compie. Quindi per caso adesso le foto valgono di più? No, no. Aspetta, ma se la metto sul muro? Nuova stravaganza fanatico dei telefoni. Vabbè, sì, lui sarà sempre appiccicato al telefono, quindi. Allora, niente, io devo aspettare che lui cresce. Non riesco a trovare. Liliana! Allora! Dada, c'è Liliana. Ci sta riprovando. Sembra folle, la nostra amicizia è bella e tutto quanto, ma insomma, vabbè, te lo dico chiaro, ho una cotta per te. E siamo a due! E siamo a due. È già la seconda volta che lei ci scrive questo messaggio. È già la quintesima, cinquantesima volta che lei dice che vuole stare con Jacob. Sei uno schianto e mi piacerebbe davvero passare più tempo con te. Liliana, sappi che non è colpa di Jacob perché Jacob ti vuole. Sono loro che non ti vogliono. È diversa la cosa. In un'altra vita forse starete insieme, forse. Oh, certo, nessun problema, basterà far finta che non sia mai successo, ok? Sì, infatti, fate finta che non sia mai successo. Ammira le stelle con Liliana! Per essere amici, però, tra parentesi, per essere amici, e nulla più, lo giuro, Dada, nulla più. È solo in amicizia, fidati! Mi fa scassare.